Tutto è pronto per dare il via alla gara che parte in questo istante. Per Matteini, affrontato da Chiesi, Matteini se ne va sul fondo, mette in mezzo, splendido il pallone, arriva Rossi, mette in mezzo, pallone sull'esterno della rete. Palla raso terra, il tiro, c'è una deviazione, il pallone termina in angolo, che c'è un buco in mezzo, avanza e tira Martinelli, pallone che sorvola la traversa. Iraci recupera bene il pallone, grande lavoro di Iraci, sproccati in area per Rossi che prova il tiro, gol di Paolo Rossi, 11° minuto, Iraci inventa, sproccati rifinisce e Rossi mette dentro, eccolo qua Paolo Rossi, lo seguiamo con la nostra telecamera di Riccardo Bellei. L'azione è stata di Iraci che è riuscito a vincere 2-3 contrasti, dribbling veramente in modo incredibile, e poi assist di Sprocati e Rossi che incrocia sul palo lontano, prova sulla sinistra, converge, c'è Magliocchetti, Sprocati va a cercare Iraci, mette giù il pallone Iraci, molto bene il tiro di Iraci, pallone che sorvola la traversa, applausi per Benny Iraci. Bellucci dice: io lo vorrei passare a un compagno ma non ha trovato nessuno, e allora battuta lunga, Rossi, Sprocati con una corsa incredibile, riesce a guadagnare il pallone, ancora Sprocati per Iraci che va sul fondo, Matteini controlla ed è 2-0, fantastica azione, stupenda, guardiamo Matteini, dove va? Va ad abbracciare Giorgetti? Sì, vado ad abbracciare il vice della Reggiana Giorgetti. Sprocati recupera un pallone impossibile, lo gioca per Iraci, Iraci non lo mette in mezzo, lo mette leggermente dietro ed è il gol del 2-0. Iraci tocca per Rossi. Rossi che finta, entra in area di rigore, alza la testa, Sprocati, via piana, il destro sul fondo. 38° minuto, punizione per il Portogruaro, tiro in porta, Bellucci, gol! Gol, Bellucci si fa sorprendere ed è il gol del 2-1 al 38° minuto. Con un grande calcio di punizione di Moracci, lo gioca per Antonelli, può avanzare Antonelli, può andare il cross, no, si allunga troppo il pallone, supera però Cunico, attenzione, in area Sprocati, sinistro, il pallone termina di pochissimo sul fondo, negli spogliatoi dice l'arbitro, negli spogliatoi dopo il recupero di un minuto, finisce 2-1 in favore della Reggiana questo primo tempo. Via in questo istante al secondo tempo. Rimangono in difesa tre giocatori. Iraci carica il destro, il tiro, pallone che termina sul fondo. Rimpallo, Iraci, la corsa di Iraci, trattenuto per la maglia e ovviamente scatta il giallo per Pondaco. Giusto. Se ne va Corazza, velocissimo Corazza. Corazza, entra in area di rigore Corazza, poi si ferma. Il tiro di Salzano, pallone sopra la traversa. Che brutto intervento col gomito alto, questo di Patacchiola su Sprocati, Pondaco fuori. Fuori Pondaco, ma c'era addirittura prima da ammonire Patacchiola. Palla in mezzo, Rossi di testa, pallone sopra la traversa. Attenzione, Ardizzone. Il destro di Ardizzone, c'era Iraci completamente libero che chiedeva il pallone, pallone che termina sul fondo. Applausi per Paolo Rossi, c'è rimasto un po' male Paolo Rossi. La Reggiana toglie al 18° Paolo Rossi ed inserisce Beppe Alessi. 23° minuto, esce Davide Matteini, entra Andrea Parola. Applausi per Matteini. Ancora il Portogruaro che viene in avanti, Salzano prova il tiro dalla distanza, la parata
di Bellucci, 29esimo minuto. 30esimo minuto, esce Iracci, entra Aia. La sostituzione per contrastare l'ingresso in campo di Salzano e di Magrassi. Via piano si fa vedere, è in area di rigore. Antonelli, il tiro di Antonelli, ribattuto dal portiere Tozzo. Poi il passaggio su Alessi è un po' impreciso, ma riesce Alessi a giocare per Antonelli. Antonelli entra in area di rigore, ancora Antonelli, arriva Aia, mette in mezzo, non c'è nessuno a ribattere il pallone. La difende molto bene, poi la gioca sulla sinistra per Antonelli. Antonelli prova il tiro, pallone sul fondo. Ancora lì il pallone, entra Antonelli, c'è Alessi solo, ed è il gol, no, e traversa, incredibile, incredibile traversa di Sprocati. Questa partita la Reggiana non la vuole vincere, clamoroso, come abbia fatto a colpire la traversa da un metro, non lo sa nessuno. May, un rimpallo, e ancora Salzano. Attenzione, la possibilità di traversone di Coppola. Bellucci salva il risultato sul colpo di testa di Magrassi, 46esimo minuto. Spinto Magliocchetti e il pallone sorvola la traversa sul tiro di Salzano. Alessi dalla parte opposta verso Via Piana. In mezzo Sprocati, fuori! Fuori il tiro di Sprocati. Cosentino è qua, finisce la partita. Finalmente finisce la partita e la Reggiana vince 2-1, una partita che avrebbe meritato di vincere certamente con più ampio margine. I giocatori salutano la curva, salutano il gruppo Vandelli che è sotto il settore dei distinti. Un saluto a tutti.